Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video shopping da Orange 420. Dopo tanto tempo tornano i video shopping, ma oggi ragazzi ho un ospite veramente veramente speciale. Edo, grazie mille per l'invito. Allora, vi dico la verità, c'era un po' rimasto male perché hai chiamato Simone Berlini. Cioè, questo chiama Simone Berlini per dei video sulla moda. Perché tu sei sempre impegnato, bro, non riesco, non ce la faccio. Questa volta abbiamo trovato il buco e siamo qui appunto a fare un po' di shopping. Sei pronto, sei carico? Io non capisco perché siamo ancora fuori, non siamo entrati. Vi dico la verità. Andiamo dentro e andiamo a vedere che chicchette ci tiene Orange. Let's go! Oh, eccoci qua. Brody. Ciao Brody. Quanto tempo. Piacere Edoardo. Ti ho portato un grande ospite oggi. Sei mai stato da Orange? Mi sa è la prima volta che vengo qua. Prima volta da Orange. È sempre la prima volta. È sempre una prima volta. E spero non ultima. Oggi coppiamo un po' di robe. Allora, io ho visto gli episodi e di solito è l'ospite che sceglie il suo outfit, come è giusto che sia. Io invece, voi due sceglierete il mio outfit. Sarò il vostro manichino. Cioè, noi stiamo vestendo comunque un coglione. No, volevo dire. Un bel ragazzo, qua c'è un modello, quindi puoi metterli su quello che vuoi e sta bene. Quello che vuoi. Basta che sia matchato. Sì, no, basta decidete voi. No, decidete voi. Vabbè. Io sto lì e faccio ok, va bene. Va bene. Fitting. Vai, andiamo. Allora, direi di partire sempre dalla parte abbigliamento, perché la faccio sempre prima di tutti. Ok, vuoi partire con un pantalone? Il pantalone è la parte più importante dell'outfit. Ho fatto una bella Non so se ti piace il cappello. Fa schifo, veramente. No, volevo partire da sopra. Da sopra, perché prima avevo visto una cosa proprio da Sespo, secondo me. Una cosa da Sespo. Ok. Questi due smanicati. Te li indossi smanicati. Ah, adesso ho messo un po' di panzetta perché non mi sta allenando. Però d'estate che devi fare del fisico. Sì. Io direi di partire con questo marrone. Ok. Non è molto invernale sto outfit, abbastanza primaverile. Quando è che esce il video? Sotto t-shirt, andiamo di qua. Vabbè, direi una t-shirt bianca semplice. Lo approvi? Mi vuole mettere queste. Per me questo è stile puro. Devi saperlo matchare però, Brody. No, dammi la mano anche te però, cioè, non è che faccio tutto io dentro il video. Boh. Va bene. Vabbè, qua ho detto una t-shirt bianca sotto. Direi t-shirt bianca. T-shirt bianca, cosa gli proponiamo? Qualcosa di hobby, secondo me. Così, però forse questa è piccola. Anche out. Vabbè, la taglia la prendiamo. Questa è una S, ok. Vabbè, Matt! Ci sono. Non abbiamo una L di questa? Sì, c'è. Questa c'è, vabbè, S è piccola. Guarda. No, ovviamente la taglia giusta. Top. Perfetta. È lei, no? È lei. Dai, allora mettiamo quella, sì, dai. La maglietta... Bene, io sono d'accordo con lei, dottore. Maglietta bianca. Avvocato. Ok. Così. E pent? Ti direi, un pent... Gli possiamo mettere... Io farei una cosa... Io gioco sempre sul marrone, beige, tutti questi okay. Bei colori mi fanno impazzire, però, insomma... Possiamo mettergli anche un pantalone... Bella questa. Ecco. Questa è bella. Non era programmata questa cosa. Qualcosa anche di o beige così. E te che sai pure no. Esatto, una roba salmone, rosa, alla Travis un po'. Vai. Questo è proprio estivo come pantalone con la cordicina così. Poi magari prendiamo una taglia un po' più sicuramente. Un po' più grande. E poi la sneaker sopra che va... Per ora questo penso sia il pezzo più figo. Belli, mi piacciono tanto. Ti piacciono? Tanto. Ok. Dai, prendiamo la taglia e poi scegliamo la sneakers. Abbiamo la taglia. Pantaloni... come si definiscono nell'ambito... Pantaloni. Pantaloni lunghi. Pantaloni lunghi di Madison, made in Veneto. Brand made in Veneto, quindi va propsato. Hai voglia di cambiarti? Boh, stiamo qua, cioè nel senso se vuoi... Ok. Vai. Signor Esposito, le do il suo fitting. Il suo fitting? E si arrangi. Vediamo, allora, lo provo subito. Dobbiamo scegliere la sneaker da mettergli addosso. Considerando che sopra è marrone, sotto più chiaro. Una curry. Si può fare. Stramecciato con la curry. Secondo me sì. Marrone sopra, chiaro sotto. È il match giusto. Oppure, non lo so, possiamo mettere... Allora. Anche questa, cosa diversa. Stiamo girando dunque i colori alla fine. Tra queste due, io andrei con questa. Io pure, che è un po' più particolare. Così riprende anche questo marrone più scuro. Esatto, vai, vogliela dare. Vediamo, bella. Particolare? Particolare. Io ho detto, decidete voi tutto. Ma c'è bene. Secondo noi. Secondo voi? Sì. Come sto? Allora, non avete fatto nessuna... Allora, io...
queste sono molestie sul lavoro, non mi puoi toccare così però, Amo. Io metterei dentro la maglietta. Ok, fai così. Ok, tira giù. Apri le gambe. Mi ha dato un cazzo. No, no, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene. Mettiamoli questa, fittiamo la scarpa e vediamo come sta. Un attimo. Allora, una, ma questa è l'altra, Matt. Ma la devo scartare? Siamo sotto Natale, devo scartare. Olè! Bella questa. La carta. Questa è troppo larga. Mamma mia, sta spiegando una sneakers. Ma io no, allora io sono la persona, ti dico la verità, io le uso. Io sono la persona che le usa, cioè tipo io a casa c'ho le Travis Scott. Io, no, no, lo so. Ma io tipo con un paio, con ho giocato a calcio con delle Gucci. Cioè proprio io le uso perché devono essere vissute. Cioè io ce le devono essere vissute. Ah, mi dispiace. Beh, una sincope ogni volta. No, ma io so così. Allora, le scarpe sono bellissime, io ho un botto di scarpe, ma io le vivo. Cioè nel senso per me devono essere... Non troppo distrutte ovviamente, però t'ho detto, cioè io proprio le indossi. Ma a proposito di questo, qual è il tuo rapporto con le sneakers, Edo? Le uso, allora a me piacciono, io ho una scarpiera wow, enorme, bellissima. Le uso e la cosa bella è che ogni scarpa ha una storia una dietro. Storia. Questo è il bello. Ti faccio un esempio, c'ho ancora il primo paio di scarpe che ho comprato con i primi soldini che ho fatto, che erano le Gucci, che poi ci giocava a calcio per dire... Ho indossato solo quelle. Poi, che ne so, quando vado a fare una sfilata, tipo magari per Dior, Louis Vuitton, eccetera, mi danno un paio di scarpe, io magari poi non le indosso mai, perché per me stanno nella mia teca che sono il ricordo. Non è che abbiamo una persona qualunque. Queste qui, tipo, queste me le ha regalate Henry. Le avete nella teca, non si toccano no, più. No, è vero, io le tengo lì nella cabina armadio, appena entro sulla sinistra, cioè tipo tutte le box quelle lì trasparenti. Cosa ne pensi? Beh, sono figo. Allora, rimorchio? Allora forse questo me lo devo. Alla ciao? Sì. Prova. A me piace. Date un voto nei commenti all'outfit di Sespo. In realtà l'outfit che ho fatto io a Sespo e io e Matt a Sespo. Cosa? Matt e io a Sespo. Direi facciamo un secondo outfit magari. Diamo più proposta a questo ragazzo. Magari un po' più aggressivo. Più aggressivo? Allora devi darmi una mano te però. Devi darmi una mano te, Matt. Allora, come secondo outfit, visto che Matt voleva fare qualcosa un po' più sgravato, come dite qua a Roma, avevo visto sto maglioncino così. Sto maglioncino, frate. Dimmi un po' di più. Con il colletto a colletto. Ah, ci sta. E il quadrato a quadrato, E con la fantasia a quadrati. Questo... ce lo vedo molto su Edoardo Esposito. Poi... Manco mia madre mi chiama Edoardo Esposito. Allora... Secondo me questo ci sta. Con cosa? Con pantalone... Allora, sicuramente deve essere un colore che riprende... Cioè, presente nel maglione. Verde, verde spacca. Cos'è figo? Verdone. Secondo me è un verdone. Bello il verde così, sai? Così, così. Bello. Sotto puoi tenere sta t-shirt perché tanto sopra qui non si vede. E poi un'altra cosa, secondo me. Cosa ti metteresti? Un accessorio. Bello, io amo gli accessori. Un cappellino, una cuffia. Io so, conoscendo da tanti anni, che non indossa col frontino. Quindi, bello una cuffia, un marrone. No, bello questo. Chiara? Non è chiara, dai. L'ha scelto lui. Bello, non è come quelli di Hot Pattern, però. Però... No, bella, a me piacciono queste, le stando a San Botto. Okay. Poi mi metto le cuffie così. Andiamo a scegliere però la sneakers che... Me la vado a cambiare? Vai a cambiarti. Mamma mia, non vedo l'ora di prendere la sneaker e piegarla tutta e iniziare... Allora, cosa ci possiamo mettere? Prima abbiamo messo una Dunk. Secondo me o una cosa del genere. No, New Balance 1050. O se no, altrimenti... Campus eviterei. Secondo me questa è una bomba. Anche questo vorrei prendere i dettagli verdi. Poi c'è anche il pantalone. Il pantalone come questo, un po' più baggy. Baggy, là. Quindi ricade bene sopra. Perfetto, dai, allora gli diamo questa. Olè, il più fresco di zona. E come scarpa... Hai presente chi è il più fresco di zona? Te sai chi è il più fresco di zona? No. Okay. Come scarpa ti ho voluto dare una J4, una Jordan 4, che secondo me va a completare molto bene l'outfit, essendo anche con i dettagli verdi, no? Quarta. Aspetta, fammi... No!
un SB così, no? Orecchie di coniglio. Oh, ma zoomato sui piedi. Cioè, nel senso, come che devo fare? Cioè, zoom sui piedi qua mi sembra un po' eccessivo. Qual è la sneaker che è a casa a cui tieni di più? A cui tengo o che mi piace di più? No, a cui tieni di più. Penso la Gucci, che dicevo prima, tutta distrutta. La prima. La prima Gucci. È la prima scarpa che mi sono comprato con i soldi che ho fatto da solo. Cioè, okay. Io non ho mai indossato cose di marca. Pure per questo che a me piace adesso vestirmi. Perché non dico che ero il più povero di zona, ci mancherebbe. Stavi bene, però comunque sei riuscito a crearti una tua indipendenza economica. Ma io non ho mai avuto vestiti di marca. Grazie. Da piccolo, cioè vestivo Hollister, capito? Vabbè, Hollister comunque era hype quel periodo. Sì, cioè. Cioè, la roba di ma 60... costava 20 euro, cioè, capito? Vabbè, però era cool, nel senso, era trend. Sì, però non potevo permettermi di avere, tipo, che ne so, un capo... No, vabbè, un Moncler, per dirti, non è che ti andavi... Sì. C'avevo la giacca del mercato, capito? Penso quelle Gucci che... E quella che ti piace di più, invece? Cioè, del Adidas per Prada. Una cosa... Quelle, cioè, alte delle Adidas per Prada, bellissime, mi piacciono tantissimo. Bella. Forse un'altra, attenzione. No, so, fighe anche le Travis Scott per Dior. Cioè le Cactus Jack, Dior per Cactus Jack, molto belle. Pure quelle. Dior perché ci ha fatto la collab. Sì. Quando ho fatto no, la perché sfilata. Sono andato alla sfilata. Ma veramente ce l'hai? Me l'ha regalata Dior, sì, alla sfilata, c'ho tutto il completo. Sì. andiamo a vedere come siamo vestiti, Edo. Tranquillo, adesso non l'ho piegato, fratello. Allora, secondo te, Sispo. Manca solo una cosa, però non si ha. Ah, il cappello. Ah, il cappello, è vero. Ragazzi. Mamma mia, che occhi c'ha? Che occhi c'ha? Sispo, con questo outfit dove andrebbe? Dove uscirebbe con un outfit così? Con te. No, dove andrei? Dove? Apenduomo. Apenduomo, figamo. Dove andresti? Sì, no, farei una passeggiatina al io non esco di casa, raga. Cioè, non esco di casa. Esco solo per andare a fare cose di lavoro, se no non mi smuovi di casa. No, no, esco per no, fare qualche magari press day, cioè okay. Eventi, cose così. Okay, sì. Okay. Top 3 brand che indossa Sespo. I miei preferiti. Allora, mi piacciono tutti. Mamma solo lei. No, perché comunque io collaboro anche con tantissimi brand che amo. Io okay. Quindi adesso parlo solo brand di moda. Quindi okay. Andiamo in alto. Sono tutti brand con cui magari lavoro. Mm-hmm. Lo dico. Allora, primo posto indiscusso, che è un brand che io amo tantissimo, l'ho sempre detto, e da poco ci collaboro anche. Mm-hmm. È Vivienne Westwood. Ok. A me Vivienne piace tantissimo, proprio tanto. E infatti ti volevo dire, ho dei pezzi molto limitati di Vivienne. Tipo, nel 2023 è stato il ventennario dell'apertura dello store di Milano. Mm. E hanno fatto tipo 100 magliette limitate, okay. O 100 o 200. E l'hanno date solo alle persone con cui collaborano, tra cui a me ne hanno date due. Perché te due? Scusa. Perché valgo doppio. No, vabbè, me l'hanno date due magliette. Tipo del ventennario. E poi adesso per Natale mi hanno regalato tipo un crop top. Mm-hmm. Un crop. Molto figo, che è unico, perché hanno fatto tipo anche lì 100-150 pezzi, ma ognuno diverso dall'altro. Quindi io ho questo pezzo di Vivienne Westwood unico al mondo. Unico al mondo. Figata. Quello quindi è il brand numero Westwood uno. Poi io amo. Al primo. Dentro i due? Dior. Cioè proprio a me Dior piace tantissimo. E poi al terzo posto non so se mettere Louis Vuitton o Prada. Perché in realtà io a Prada devo tantissimo, perché è stato uno tra i primi brand alti con cui ho iniziato a lavorare. E l'unica copertina che ho fatto, io ho fatto una copertina Vanity Fair nel 2019. Mm-hmm. Ed ero vestito Prada. Quindi ci sono molto legato a Prada come brand e mi piace tanto. Però anche Louis Vuitton mi piace molto, quindi metterei Prada e Louis Vuitton più o meno okay. Di nello stesso. Ok. E a proposito di eventi che ci hai raccontato all'interno del video, quello che più ti è piaciuto di tutti quanti che hai fatto? Sfilate, eventi, allora, in realtà, ambito fashion. In realtà io sono sempre felice quando faccio eventi, però rosico sempre di una cosa che mi faccio sempre da solo. Tipo quando sono andato all'ultimo Louis Vuitton, bellissimo, cioè la prima di Farrell. Avevo, penso, una delle stanze più belle che abbia mai visto in tutta la mia vita. Trattato veramente. Calcola che dovevo prendere l'aereo da Malpensa. Ok. Mi hanno cancellato il volo la sera prima. Il team di Louis Vuitton mi prende un altro aereo la mattina, presto, da Linate. Vado a Linate, volo cancellato. Quindi mi hanno cancellato due voli. Ho detto non posso andare, non c'era nessun volo. Mi hanno preso un altro aereo per il primo pomeriggio.
sempre da Linate, quindi torno a casa, vado. Però facevo un botto in ritardo, sono arrivato all'aeroporto e mi hanno preso col mototaxi. Te sai cos'è il mototaxi? Io non lo sapevo cosa fosse il mototaxi. Mi hanno preso su una moto con questo borsone Louis Vuitton e mi hanno portato alla sfilata, fighissimo. Però ho rosicato perché tipo avevo il salotto, due bagni, camera da letto, eccetera. E non c'è nessuno. Dico, cavolo. E infatti poi lì ho chiamato Escort Advisor che... No, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Penso quella di Dior per Travis Scott, perché è stata la prima sfilata che ho fatto a Parigi. E quindi, c'era comunque personaggi... Cioè, allora, quella di Louis Vuitton, la prima di Pharrell... Cioè, io avevo davanti a me le donne. Personaggi... Cioè, io alla calcola che avevo Mia Khalifa, che poi sto anche in un Instagram story di Mia Khalifa. Ma quello l'ho visto. Cioè, avevo Mia Khalifa, LeBron James, poi davanti c'era Pogba, Lewis Hamilton. Pogba, cioè, ho fatto la foto con Pogba, con Verratti, e poi c'era, numero uno in discorso, che poi in realtà c'era anche quella di Dior, Murakami. Infatti lì vedo pure Murakami, che è il mio artista preferito, cioè, ho un paio di quadri Murakami a casa io. Siamo in piedi, mi sto rompendo le palle di stare in piedi, quindi ci sediamo e ti faccio un piccolo quiz. Allora, ci siamo seduti comodi e ti voglio fare... Vorrei. L'erba voglio non cresce neanche il giardino del re, mi dice sempre mio padre. Ti vorrei... Potrei farti delle domande riguardanti il mondo fashion a quiz, stile quiz. Tutto quello che desidero. Ok. Allora, visto che prima ne stavamo parlando ed è l'unica domanda risposta aperta, diciamo, ti chiedo di nominarmi almeno tre brand... di proprietà del gruppo LVMH. Ah, LVMH, vabbè, Louis Vuitton, Fendi, Acqua di Parma, Dior. La prima è andata bene. Bravo Edo. Andiamo alla prossima. Chi fu il primo giocatore di basket ad avere una sneaker signature? Allora, ti do quattro opzioni. Sicuramente ci sta, vai, vediamo. Allora, ti dico MJ, Magic Johnson, Chuck Taylor o Shaquille O'Neal. Datemi dei... Vabbè, tutte leggende sono. Dire Jordan sarebbe troppo scontato, quindi lo skipperei. Okay. Perché mi sembra... È lui. Non è lui. No, non è lui perché... Non vale suggerire da no, dietro. No, ma... non è lui perché... secondo me è Magic Johnson. L'accendi? L'accendiamo? No, non lo so. No, non è vero. Allora, vado su... Allora, no. Vado sulle leggende dell'NBA, ti dico... Però O'Neal, c'aveva 72 dei piedi, O'Neal. Vabbè, una scarpa signature per... Chi l'ha fatta? La tua risposta qual è? O'Neal? No. Non è O'Neal. Errata, Chuck Taylor, con le All-Star. La prima però l'hai fatta giusta, non importa. Andiamo con la terza domanda ed ultima. Che lavoro faceva il fondatore di Stussy prima di creare effettivamente poi il brand? Allora, croupier. Calzolaio, designer di interni, calzolaio o tavole da surf? Boh, calzolaio, no ragazzi. Ehi ragazzi, là dietro . Allora io ho visto che prima mi ha detto sì e poi mi ha detto no. Ma fatto tipo... È facile. Ma non perché ho avuto un consiglio. No. Perché si è accesa la lampadina sopra. Los Angeles c'è un bellissimo oceano dove cosa si fa nell'oceano? Si fa nei porno? No. Ok, si fa il calzolaio? Potresti. Si fa surf? Sì. Hai risposto te, quindi tavole da surf. Effettivamente sì, c'era tavole da surf che lì poi hai ideato anche il logo di Stussy, il tag di Stussy. Che niente, non la sapevo, figa. È attualmente il logo effettivamente del brand. Vabbè, 2 su 3, cioè, devo dire che sei andato bene, un applauso a Sesto. Bravo. Oh. Edo, sei soddisfatto degli acquisti? Soddisfatto, super soddisfatto. Che ti ho fatto, anzi. Grazie, questo è il regalo di Natale. Regalo di Natale, esatto. Mi ha fatto il regalo di Natale. Niente, ti ringrazio per essere passato, anche te in questo format. Grazie mille a te. E niente, ci vediamo presto. Famo il secondo episodio domani, poi dopo domani, ogni giorno un episodio. Beh, sempre meglio di Simone Berlini. Questa è una top chiusa. Ciao Simone, ti voglio bene. Ciao.